È una delle poche persone ancora in vita nate prima della fine della Grande Guerra. Il 19 luglio è il compleanno di Egidio Furlin, nato nel 1918 a Fonzaso e dal 1968 residente a Roma. Membro dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e della famiglia bellunese della capitale, festeggia quindi 105 anni, una vita, la sua, caratterizzata da molte avventure, anche lavorative. A che età è lo partì da Fonzaso? Prima volta qualche mese, per qualche mese, su questi confini dell'Austria, a fare strade mulattiere lungo i confini. E dopo, a 18 anni, sono andato a lavorare nelle miniere di pirite, a Gavorrano, Grosseto, e di là sono rimasto. Fino che mi hanno chiamato militare, sono andato in Albania, mi hanno mandato in Albania e là sono stato 2 anni. Dopo 24 anni del Belgio, sono andato in Belgio, nelle miniere non ho lavorato, sono stato clandestino per 4 anni. Clandestino avevo il lavoro perché l'impresa si è presa la responsabilità di tenermi.